messaggio mi sembra che sia stato molto chiaro. Quello che abbiamo buttato oggi a Grosseto non è solo latte, ma sono lacrime e sudore. Qua dentro c'è tutto il nostro passato, ma soprattutto c'è il futuro. Perché se mio figlio domani mi chiede: babbo, voglio fare il pastore? Io gli devo dare l'opportunità di fare il pastore. Poi, è tempo di finirla di essere presi in giro. Fino adesso ci hanno preso in giro tutti, politici, bravo, associazioni, cooperative e industriali, che si sono ingrassati con il nostro latte portandolo da fuori, e il nostro l'hanno smerciato dappertutto, l'hanno regalato. Quindi è tempo di finirla. Il latte è il nostro e decidiamo noi. Anche la Toscana aderisce alla protesta del latte. O adesso o mai più. La manifestazione di Grosseto è quella di oggi. Noi ci dissociamo da quella di giovedì, perché noi non vogliamo politici, associazioni e nessuno. Perché se un giorno ci sarà un tavolo, lì ci dovremo essere noi, ci dovranno essere i pastori che dovranno vigilare e controllare. Siamo noi che decidiamo questa volta e li controlliamo, perché il gregge noi da solo non lo lasceremo mai più. I colletti bianchi fino adesso ci hanno preso in giro, ci hanno sfruttato, ma la colpa è stata anche la nostra, perché ci siamo affidati agli altri e abbiamo pensato solo al lavoro. E dice: va, andateci voi. E invece loro ci hanno preso in giro perché non hanno le mani sporche del lavoro, non sono vestiti come noi. È vero. Bravo! Quindi adesso basta, uniti tutti insieme. Oggi si inizia e domani si continua fino alla fine. O vivere o morire. Bravo! Oh, si muove, si muove. Carrello l'ha messo in giro. Vai, vai, forza, dai, forza, ragazzi. Pastore del centro Italia! Oh, ma ce l'hai voluto di tempo per riunirvi, eh? Allora, la proposta che stiamo facendo è di non pagare più le tessere. Di non pagare più le tessere delle associazioni di categoria. Dobbiamo andare con le gambe nostre, senza nessuno che ci segue, perché tanto la rovina dei pastori, delle nostre e dei nostri lavori fanno è tutta casa loro, dell'associazione della CIA, della Continente e tutte queste associazioni di categoria. Andiamo con le gambe nostre, che stiamo andando bene. Forza pastori! Grandi siamo stati, grandi. Io rientro dalla Sardegna perché sono stato 3 giorni con loro e sono venuto qua perché era nostro dovere fare questo lavoro, e dobbiamo essere tutti compatti con l'isola e con tutta l'Italia. Grandi, viva tutti! Forza, chi è? Forza, avanti! Anche il Lazio, forza, tutti, da dove venite? Uno per ogni... Forza, ragazzi! Forza, forza, venite qua! Vita, vita!
Te sei del Lazio. E cammina. No, ma ce ne so. Fabio. Io faccio una proposta. In Francia ci sono i giri gialli. Noi li metteremo verdi. Dovranno avere il terrore di noi. Giri verdi. Bravo. Perché noi dobbiamo farci fare il prezzo da qualcun altro? Il prodotto lo facciamo noi, è giusto che siamo noi a decidere il prezzo. Bravo! Bravo! Il messaggio quindi deve essere solo uno e molto chiaro. Mai più sotto un euro! Mai più! Mai più sotto un euro! Più IVA. Era sottointeso. Allora nessuno vuole parlare. Per 40 anni siamo stati zitti, eh? E adesso non parla nessuno. Forza, venite allo scoperto. Siamo tutti uguali qua. Forza. Io qui credo di parlare a nome di tutti i pastori della Maremma. Giovani e anziani, qui ci stanno affamando, ci stanno togliendo il futuro. Basta! Io ho 24 anni e mi stanno facendo passare la voglia di fare questo mestiere. Non si può campare con il latte a 80 centesimi, non si può campare con il gasolio a 90 centesimi, non si può campare con gli agnelli che ci vengono pagati 2,50 euro. È una vergogna! Bravo! È una ladrata! E tra loro qui hanno le spese nostre sulle nostre spalle! Qui si lasciano sul nostro sudore, sul nostro lavoro di una vita, di generazioni, di mio padre e di mio nonno! Ci stanno togliendo il futuro! Mai più sotto un euro! Mai più sotto un euro! Mai più sotto un euro! Mai più! Mai più! Finito! Ora chiaro che non serve a nulla! E te cazzo non si intende più nulla! Allora, siamo 5 giorni che stiamo facendo sta guerra! Non serve, mi sentono, tranquillo! Non ho bisogno che sono merda! Bisogna alzare la voce, non uno solo! Tutti, tutti, tutti!
Perché ci siamo rotti i coglioni, cazzo! Di fare, proprio campare con questa maltoto! Li stiamo arricchendo sempre di più! Manzano, sera e notte! Basta, ma bastami! Siamo tutti quanti uguali! Sardi, toscani, del Lazio! Tutta l'Italia! L'Italia, tutti quanti pronti! Oggi abbiamo buttato il nostro! Domani si inizia a buttare il loro! Tutti! Andiamo! Buongiorno, ringraziamo a nome di questo comitato che si è preso la briga di organizzare, parlo a nome di tutti, perché non ci deve essere divisioni e distinzioni né tra allevatori della Sardegna e della Toscana, del Lazio, dell'Umbria, di dove sia, l'importante è partecipare, rimanere uniti e non disunirsi, perché il latte, come hanno detto prima altri allevatori, il latte è bianco, non ha colore, non ha distinzioni politiche, e noi dobbiamo andare avanti sempre a testa alta e difendere un lavoro millenario. Teniamo duro e non molliamo in questo momento, perché bisogna andare avanti e rimanere uniti, è l'unione che fa la forza. Sì, oggi sarà l'inizio della battaglia. Andiamo avanti così. Lasciamo stare le polemiche delle associazioni, lasciamole fuori, lasciamo fuori la politica, lasciamo fare tutto. Andiamo avanti con le nostre gambe, con le nostre idee. Grazie a tutti, ringrazio tutti della partecipazione. È stata una bellissima mattinata. Aspettate, che ancora il messaggio non è chiaro. Questo è solo del latte, poi inizieremo con gli agnelli. Queste rappresentazioni e queste manifestazioni che stiamo facendo questi giorni in solidarietà ai nostri colleghi sardi servono per smuovere gli animi e per far sapere che non siamo più d'accordo con questo tipo di conduzione e di imposizioni. È solo un modo per farci sentire e per riuscire ad arrivare ad un tavolo di trattativa che fissi i prezzi di vendita e che ci consenta la sopravvivenza e la prosecuzione delle nostre aziende. Speriamo che qualcuno si muova per aiutarci, per sostenerci e per consentirci di arrivare a queste trattative e sottoscrivere i contratti che ci servono per andare avanti. Andiamo avanti così che andiamo bene. Siamo noi che ci dobbiamo rappresentare, perché nessun altro può farlo. Quindi arriviamo direttamente alle trattative e sottoscriviamo questi contratti. Avanti Forza Parisi! Grazie.
Buongiorno a tutti i lavoratori e italiani che facciamo parte dell'Italia, anche se isolani, Alta Italia, tutti quanti siamo italiani. Io oggi sono venuto qua per dire a questi mangioni, che sono mangioni che ci hanno sfruttato, che ci hanno rotto le scatole, grazie ai nostri compaesani, che si sono mossi perché li hanno portati alla fame. Bravo! Però come hanno portato alla fame? Li dobbiamo muovere in tutti i settori, in tutti quanti quei lavoratori che mettono le braccia e la schiena. Non è a dire che siamo degli sfruttatori, perché non andiamo a chiedere i diritti di nessuno, ce li stiamo creando noi. Invece rimaniamo a guardare, ci mangiano il nostro e i nostri figli rimangono alla fame. Nessuno, che tutti quanti hanno i mutui, hanno i debiti, ma tutti quanti li vogliono pagare. Devono darci i nostri diritti, partire da un livello base, non venire sottopagati, perché tutti quanti ci alziamo la mattina e mettiamo la nostra schiena, perché non vengono loro a lavorare nelle nostre aziende. Vai, e ci tengono loro! Noi ogni mattina, andando a lavorare e rientrando la sera, puzziamo di merda, è vero! Però secondo me se ci fermiamo ad annusare, puzzano più loro di merda! Bravo! Quindi da italiano io vi dico che è giusto che tutti quanti lavorino, perché dobbiamo tutti quanti andare avanti. Però dobbiamo sostenerci tutti, dall'agricoltore al pastore, a chi l'edilizia, tutti quanti! Perché paghiamo tutti quanti noi le tasse! Noi mandiamo anche lo Stato avanti! E chi è messo a tutelarci non ci tutela, anzi, ci dice che stiamo facendo gli sfruttatori. Quando loro che vengono sfruttati, perché sono loro che devono lavorare per noi. Quindi io vi chiedo soltanto una cosa, guardiamo avanti, cerchiamo i nostri diritti e partiamo tutti quanti da un prezzo base, non dobbiamo più guardare, io guadagno 10 centesimi in più. No, a me mi dai un euro come tutti gli altri. Sì, tutti quanti dobbiamo essere pagati. Mai più sotto un euro, mai più sotto un euro, mai più sotto un euro, mai più sotto un euro. Lo Stato ci deve tutelare, se poi non riusciamo a pagare, congelino i nostri debiti. Che quando noi lavoriamo, paghiamo i nostri debiti. Giustamente se lavoriamo per 10, ci danno uno, non ce la faremo mai a rialzare la nostra schiena.
si fa il secco. Vediamo se non mangiamo ogni cosa. Concludiamo questa diretta da Piazza Barzanti, dove i pastori d'Italia continuano a protestare. Sono stati riversati in questa piazza centinaia e centinaia di litri di latte. Vedete, ancora è rimasto il latte sull'asfalto, vedete? E stiamo per concludere questa diretta di una manifestazione che è stata molto partecipata, centinaia di persone, e adesso vi invitiamo poi a seguire sulle nostre pagine oggi il racconto di questa giornata anche attraverso le nostre immagini.